tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Oggi, come al solito, a parte essere domenica, Erika, perché noi qua non si batte mai la fiacca. Cos'è la fiacca? Non lo so. Oggi vi parliamo, come al solito, di un nuovo smartphone. Per l'esattezza, ho qui tra le mie zampe un Huawei P8 Lite 2017. Sei sicura? P8? Sì. Siamo al P9, esce il P10 tra un po'. E qui non è colpa mia se Huawei torna indietro, ma torna indietro per un buonissimo motivo. Ti spiego anche perché. Il P8 Lite è stato il successo più grande di Huawei in Italia ed è stato proprio il prodotto che ha fatto la svolta. Si dice che ha fatto la svolta, che è no, macchina. Il prodotto della svolta. Ah, ho sbagliato! Che ha fatto la svolta? Da che parte ha girato? Non lo so. È stato il prodotto della svolta per un semplice motivo, perché nel 2015 P8 Lite ha venduto talmente tante unità, per l'esattezza 1.700.000 pezzi, che sono tantissimi, e la percezione del brand Huawei è passata da cinesata di quelle a quello che oggi è Huawei. Tra l'altro, oggi Huawei è proprio uno dei brand che fa concorrenza e pesticchia un po' i piedi a Samsung e a Apple. Per celebrare, quindi, è stato rilanciato questo prodotto. Non è uguale al P8 Lite del 2015, il nome poteva essere anche un po' diverso, questo 2017 messo lì così un po' bah. È totalmente rinnovato nell'estetica, quindi il design è molto caruccio, non mi dispiace per niente, ma soprattutto nelle prestazioni. Rimane comunque un telefono di fascia medio-bassa, perché ci giriamo intorno ai 249 euro, giusto Erika? Quindi un telefono che non costa tantissimo, ma che ha comunque delle ottime prestazioni. Andiamo però a vederlo. Huawei P8 Lite 2017 vanta un processore iSilicon Kirin 655 che sostituisce il 620 del modello precedente, mentre la RAM è passata da 2 a 3 GB. Il display è ora un IPS Full HD da 5,2 pollici, mentre la versione 2015 montava un pannello da 5 pollici con risoluzione 1280x720 pixel. La fotocamera posteriore invece è passata dai 13 megapixel del 2015 ai 12 del modello 2017, ma questa volta con un'apertura focale di 2,2. Mentre la fotocamera anteriore è stata potenziata passando dai 5 agli 8 megapixel. È poi comparso anche un comodo ed estremamente rapido lettore di impronte che supporta anche le gesture, mentre la batteria è passata dai 2200 mAh a ben 3000 mAh. A bordo Android 7.0 accompagnato dalla EMUI nella sua versione più recente, ossia la 5.0. Ecco qui la confezione di Huawei P8 Lite 2017, scusate la mano ma mi sono ferita cadendo come una scema pagliaccia, adesso potete ridere di me. La scatola assomiglia tantissimo a quella del Honor 8, così come abbiamo detto prima ci assomiglia anche tantissimo il design. All'interno della confezione, velocissimamente, troviamo nulla di più, nulla di meno. Carica batterie, nel nostro non ci sono le cuffie, sempre per il solito motivo, perché è la versione della stampa. Se cercate lo spillo è inserito qua in questo modo invisibile, però c'è, non preoccupate. Mettiamo via la scatola. Eccoci qui, innanzitutto le somiglianze, come dicevamo prima, con Honor 8 sono impressionanti, sono praticamente fratelli gemelli, a parte la fotocamera, perché Honor 8 ha la doppia fotocamera. Questo no, insomma, il design stondato, molto... Oh, just eat, si vede che abbiamo fame, si è aperto da solo. Sulla parte destra troviamo bilanciere del volume e accio spegn, e se passiamo il ditino così con grande gioia vi accorgerete che è spazzolato. Chirurgo, operazione, zan 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 zan. Purtroppo non è doppia SIM, come potete vedere abbiamo slot per la SIM e slot per la micro SD. Quindi sul lato sinistro abbiamo solo e soltanto lo slot per la SIM. Sulla parte superiore abbiamo un microfono e l'ingresso per il jack. Nella parte inferiore invece troviamo i due speaker e il cavo, l'ingresso per la ricarica, che è un micro USB e non un Type-C. Per quanto riguarda la fotocamera, guardiamo subito la fotocamera frontale. Oddio, come siamo belle! La fotocamera ha diverse funzioni, tra cui la bellezza, che a noi potrebbe servirci tantissimo. Selfie perfetto. Se quello è il selfie perfetto, siamo a posto. Ti dà le indicazioni per uscire più figa. Ah, guarda, adesso sì che sono più figa.
Guarda, guarda, facciamo gli occhi grandi, poi facciamo, snellisci il volto. Sì, un po' non sembri più tu. E poi facciamo così e poi facciamo così. Là, il selfie perfetto. La Fiona di Chernobyl, guarda che roba. Abbiamo fatto un po' di esperimenti. Erika mi ha fatto questa roba terribile, questo video, mentre mi stavo truccando. Sei una merda, Erika, sappilo. Come potete apprezzare, niente, non c'è niente da apprezzare in questo video. Però il non c'è lo stabilizzatore e qualsiasi minimo tremolio lo vedete, tanto tremolio. Ma basta vedere queste cose, queste umiliazioni pubbliche. Invece per quanto riguarda la fotocamera posteriore, diciamo che la qualità è sì, decente. Non è nulla di superlativo. Questa era all'interno di stazione Garibaldi, un po' buia. Tenete conto che in questo momento abbiamo la luminosità a palla, quindi le foto sono secondo me un po' buie. Non è male, cioè, ho visto molto di peggio. Anche questa foto è molto, è venuta molto carina. Erika, hai preso la bici, che brava. O le fotografate basta. E le ho fotografate basta, scusa. Ecco, una cosa che abbiamo riscontrato è che il flash del, per le foto non è proprio il massimo, anche se io personalmente non lo uso praticamente mai. Ciao Jansen, ti ha fatto la polvere Erika sto giro? Sì. Non ho potuto fregarti. Passiamo ora a pro e contro di questo telefono. Innanzitutto tra i pro ci sentiamo di mettere il design. Nonostante sia così tanto somigliante a come si chiama? Onorotto! 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 Ok, adesso me lo dico. Nonostante il design di questo P8 Lite 2017 sia molto simile a quello di Honor 8, a noi questa cosa non dispiace, perché comunque il design è molto curato ma soprattutto è molto elegante. Ci piace tantissimo il fatto che la fotocamera sia inclusa all'interno della scocca, in modo che quando lo appoggiate su una superficie non esce, non rischiate di rigarlo, o perlomeno quella è la vostra sensazione. Tra i punti di forza di questo smartphone abbiamo anche il display, che come abbiamo detto prima è un IPS Full HD, molto luminoso, ma soprattutto ha un sensore di luminosità che funziona molto bene, infatti non abbiamo mai dovuto regolarlo durante il nostro utilizzo. Nonostante il costo si attesti sui 249€ e che quindi renda questo P8 Lite uno smartphone di fascia medio-bassa, le prestazioni sono comunque ottime. Gli unici problemini che abbiamo riscontrato, ma in casi sporadici, veramente una volta ogni tanto nella fotocamera, nel caso della fotocamera una volta sola l'ha fatto, abbiamo trovato dei rallentamenti, per esempio con Chrome, anche se tutti sappiamo che per esempio Chrome è un'app molto pesante, rallenta i computer, figuratevi uno smartphone. Per quanto riguarda invece la fotocamera, abbiamo trovato un po' di lag se paragoniamo quello che vedevamo a schermo a quello che stavamo puntando in quel momento, però ripeto, è successo rarissime volte. Soprattutto tenete conto che noi gli smartphone li stressiamo, cioè proprio con la frusta, lavora! Chi fa un utilizzo più soft, diciamo che non, magari non riscontrerà gli stessi problemi che abbiamo riscontrato noi. Anche il lettore di impronte è da inserire all'interno dei pro, perché come al solito Huawei ha un lettore di impronte veramente velocissimo, ma ce l'ha velocissimo dai top di gamma fino ai modelli più bassi, perché sono sempre gli stessi, quelli che hanno sviluppato loro. Infatti potete sbloccare il telefono in pochissimi millimetri di secondo. Ma soprattutto potete utilizzare le gesture, come per esempio scendere le notifiche. Per scenderle ovviamente ho fatto questo gesto e per risalirle ho fatto questo. Altre gesture che potete utilizzare come in tutti gli smartphone Huawei è questo movimento per poter scorrere le foto una con l'altra. Altra cosa che ci è piaciuta tantissimo, senti che tecnicismi, è la presenza di Android Nougat. Come si dice Nougat en français? Parce que il français, quindi latino non si legge in fondo, quindi diventa Nougat. Giusto? Leggilo come vuoi. Leggi un po' come 7.0. Android 7.0 per i francesi Nougat, ok? Là. Ed è uno dei pochissimi telefoni di fascia così bassa che in questo momento supporta l'ultima versione di Android. Passiamo ora ai contro.
Una cosa bruttarella di questo telefono, che ci ha lasciato un po' così, però ragazzi, è un telefono da 249 euro. Apriamo Spotify, cerchiamo una canzone triste e mo ve la faccio sentire. Non so se si sentirà in camera, ma gli speaker hanno una resa così, un po'. Stay with me, oh, 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 oh. Va bene, non penso si senta benissimo in camera, però la resa degli speaker non è proprio il massimo. Vabbè, vi attaccate un paio di cuffie, vi comprate uno speaker Bluetooth e tutto si risolve. Altra cosa che ci ha lasciato un po' perplesse, ma sotto sotto la capiamo, è la non presenza del cavo dell'ingresso di ricarica Type-C. Infatti ha un normalissimo micro USB. Possiamo comprendere però questo tipo di scelta perché Huawei P8 Lite 2017 si rivolge a un pubblico non tanto tecnologico, che probabilmente con un Type-C si sconfonderebbe un pochino e direbbe: ma che mia è questa cosa qua? E quindi probabilmente hanno preferito lasciare un qualcosa che la gente già conosce nella loro, diciamo, comfort zone. Altri piccoli difettucci che abbiamo riscontrato, ma niente di particolare, giusto per essere pignoli come Giovanni. Ciao Giovanni, di Aldo Giovanni, ciao! Per esempio, il telefono ha sì un ottimo design, ma al tatto, o per esempio alla... senti qua? Lo senti che ti dà un po' di plasticone, plasticositudine, un pochino? In effetti è vetro, sia da una parte che dall'altra. Però dentro, vi giuro, sembra vuoto perché è davvero leggerissimo. Quindi dà questa sensazione di giocattolo, finto, ma non lo è. Anzi, come vi abbiamo detto, è un ottimo telefono. E l'altra cosa è che il vetro dietro non è molto oleofobico. Quindi se cucinate in cucina con l'olio vicino, lui non ha paura dell'olio perché non è oleofobico. È giusto? Voglio andare a casa. Dai, scherzavo, non è oleofobico, nel senso che quando voi lo toccacciate tutto con le mani untatice, sì, vedrete le impronte, quindi dovete fare questa cosa qua. Questa, no? Sì, per pulirlo. Così si pulisce sui jeans. Per averlo sempre lucido e perfetto. Concludendo, la fotocamera non l'abbiamo inserita né tra i pro né tra i contro perché fa delle foto dignitose, non male, però né nulla di speciale né brutte, quindi abbiamo deciso di tenerlo a parte. Insomma, questo Huawei P8 Lite 2017 è veramente un ottimo telefono se state cercando una soluzione che vi offra, che vi garantisca delle ottime prestazioni ma a un prezzo tutto sommato contenuto che si aggira, come dicevamo prima, ai 249 euro. Come al solito questo video termina qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, ma soprattutto andate a vedere degli altri video che vi consigliamo perché siamo sicure che vi piaceranno sicuramente. Va bene, se avete qualche domanda su questo Huawei P8 Lite versione 2017, Erika come al solito sarà contenta, non mi veniva contenta, Erika sarà contenta, perché non lo è, capito, perché non mi veniva la parola. Erika sarà sicuramente contenta di rispondere alle vostre domande. Tanti baci e tanti abbracci a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!